Sappiamo che ci sono stati 2 anni molto difficili e questi giovani hanno voglia di dire tanto, hanno voglia di protestare e di parlare. Signori, gli After 19! Ci ha tolto gli anni più belli della nostra vita! Sì! Li rivogliamo indietro! Sì! Questa pandemia ci ha distrutto! In questi anni ci siamo persi delle grandissime occasioni! Erano anni che volevo uscire con Teresa! Quando è arrivato il momento mi misi giacca, camicia e pantalone! Ero positivo! Mi ricordo quel messaggio che ti ha detto? Amo, mettiti il pigiama, perché tanto io pure sono positivo! Posso dire una cosa? No! No! Ragazzi, perché questo lockdown ci ha rovinato! La pandemia ha rovinato il rapporto dei nostri genitori! Sì, i miei dopo la pandemia si sono separati! Anche i miei dopo la pandemia si sono separati! No, ragazzi, i miei stanno ancora insieme, anzi, tutti i giorni si innamorano sempre di più! Tutti i giorni, tranne il mercoledì dalle 6 alle 8! Quando papà va a calcetto! No, quando va dalla signora a fianco! Ragazzi, questa pandemia ci ha riempito di debiti. È vero, anch'io ho un debito con una cara amica di 3.000 euro, ma purtroppo non li ho. E 3.000 euro mio! Vogliamo i 2 anni! Vogliamo i 2 anni! Io voglio i 3.000 euro! Voglio i 3.000 euro! Posso dire una cosa? No! Ragazzi, perché anche noi single tutt'oggi siamo completamente confusi. È vero, uscivo con Maria e niente, uscivo con Serena e niente, voglio a Teresa, voglio a Teresa! La posso dire questa cosa? E dici? Io prima ero un ragazzo timido! Sì! Non uscivo mai di casa! Sì! Non uscivo mai con una ragazza! Sì! Poi ho conosciuto una ragazza! Veramente? Sì, e mi sono anche innamorato! E chi è? È Teresa! Ma questo è scenario! Posso dire una cosa anch'io? Sì, sì, grazie ancora! Ma non potete trattarmi così perché sono il figlio del farmacista! E già ve l'ho detto, io sto con voi! E comunque dovete stare tranquilli, perché poco fa ho sentito mio padre e mi ha detto che sta a Monte Carlo per affari. Sicuro? Che sta succedendo? Che sta succedendo? Papà! Sei ancora qua a protestare? No, stavo dicendo ai miei amici che noi siamo persone umili, noi siamo partiti da zero. Ma mo a Monte Carlo ci siamo fatti l'attico. Con i soldi dei tamponi nostri! Quanto si bello, state facendo ancora assembramento! Domani tutti a fare il tampone in farmacia da me! Perché? Altrimenti come me la faccio la piscina e il barbecue sul terrazzo? No! A te! Tra 5 minuti a casa! Altrimenti ti prendo per i calzini! Per le orecchie! Nessuno uscire, a chi ci arrivo? Certo, in questi 2 anni di pandemia non si è capito niente. Ragazzi, sapete la colpa di chi è? Sì, del nonno. E invece no, questa volta è della nonna. Perché? Perché? Perché quella diceva ai tempi miei era impensabile che una donna uscisse scollata con il seno da fuori. Ma con l'arrivo della mascherina da fuori escono solo gli occhi. Olè! Ai miei tempi il bacio tra una ragazza e un ragazzo si dava direttamente dopo il fidanzamento. Poi è arrivata la pandemia, è arrivato il distanziamento sociale e mo i baci non ce li diamo proprio più. Olè! Ai miei tempi al lavoro si andava senza protezione e senza diritti. Ma al lavoro andiamo con una scatola sopra un motorino senza contratto. Olè! Ma il nonno l'ha detto alla nonna? Che cosa? Eppure lei sa da fare un po' che cazzo!